Sono Ivo Gelmini, mi occupo di agricoltura da sempre, come formatore e come imprenditore. Attualmente gestisco l'azienda agricola Gelmini, sita a Valle San Felice, in Val di Gresta, è chiamata l'Orto Biologico del Trentino. Sono stato promotore dell'agricoltura biologica. Abbiamo affrontato il problema di valorizzare il nostro prodotto con la trasformazione dei prodotti, sempre cercando di lavorare con ricette raccolte nelle famiglie. Abbiamo poi adattato alla produzione artigianale. Abbiamo iniziato con la passata del pomodoro e con i crauti perché questi hanno già quote di mercato. I consumatori si fidano della nostra azienda, del nostro marchio e quindi provano anche nuovi prodotti di nicchia particolari. Così penso che si potrebbe fare anche in Brasile, prodotti che hanno una maggiore diffusione e sono compatibili col territorio dove si produce, sono dei succhi di frutta per esempio, trovando la giusta collocazione sul mercato, e successivamente si possono anche introdurre altri prodotti che possono essere coltivati nell'ambiente dove si può sviluppare questo progetto. Chi ha un'idea nel cassetto deve sempre impegnarsi a realizzarla. Io ho iniziato con l'agricoltura biologica negli anni 80, quando i miei colleghi mi dicevano che era un'idea irrealizzabile. L'agricoltura biologica è diventata un'opportunità di sviluppo, in particolare per le zone come la Val di Gresta, che sono zone particolari e anche marginali, se volete, da noi, però dove si produce una grande qualità facendo tanta fatica.